Come tutti sappiamo, è divertente macellare i tedeschi. Soprattutto quando sono fatti da 15 pixel in croce, vivono in vecchie console gracchianti e sono vestiti da laziali. E avendone falciati migliaia nel corso della nostra giovinezza, questo ha insegnato alla mia generazione tre cose. 1. La guerra è una delle esperienze più agghiaccianti che un uomo possa affrontare e come tale deve essere evitata. 2. Se non la si può evitare, è necessario avere qualcuno che sappia gestirla. E 3. Che quel tipo di tedeschi e quel tipo di laziali sono un tipo di carne da cannone che non stancherà mai. Ora, lo so, la guerra non fa esattamente parte delle nostre vite. In realtà la mia generazione e la generazione degli Z, ossia quelli che sono nati dopo il 2000, probabilmente saranno le prime due generazioni della storia dell'uomo che non sentiranno neanche l'odore della guerra. Ovviamente solo una parte del mondo, tutto il resto è... Vabbè, comunque, questa è un'epoca di pace, in particolare l'epoca più sicura nella quale potremmo vivere. E nonostante la nostra falsa percezione della realtà ci faccia credere che siamo pieni di criminali e di crimini, in realtà i crimini sono al minimo storico. E la possibilità che ci mettiamo a fare la guerra con il nostro paese vicino soltanto per contenderci una provinciotta merdacchiosa dove al massimo si coltiva la barbabietola da zucchero come facevamo neanche un secolo fa, rasenta lo zero. Questo progresso per una serie di motivazioni: il globalismo, il mercato interconnesso, un nulla di lucidità dopo la seconda guerra mondiale, ma soprattutto grazie allo spadroneggiamento di due potenze mondiali che si sono spartite l'Europa e che per più di 40 anni ci hanno tenuti sull'orlo della tensione con il simpatico rischio della mutua distruzione assicurata. Mutua di che cosa? Guardatelo un film in bianco e nero ogni tanto. Il punto è, la pace e la sicurezza di cui oggi noi godiamo in Europa non ce la siamo conquistata veramente da soli in quanto europei, ma siamo stati inglobati più o meno forzosamente all'interno di un grande progetto militare americano che sicuramente ci ha salvati dal totalitarismo dell'avanzante Unione Sovietica, ma allo stesso tempo ci ha privati della nostra sovranità europea. E questo tipo di rapporto, in episodi molto precisi della nostra storia europea recente, ci ha messo spesso in condizioni di umiliante subordinazione. E di conseguenza, visto che il mondo sembra sempre più rattrappirsi verso le balle nazionaliste, questa può essere un'ottima occasione per noi europei di riconquistare la nostra sovranità continentale. E l'esercito europeo può essere un ottimo inizio. Quindi, cari campioni, prendete le munizioni e il caschetto, perché oggi ci diamo dentro. Sigla! Lo abbiamo già detto, diversi decenni fa termina la Seconda Guerra Mondiale e mentre i vari paesi europei cominciano il loro percorso verso la ricostruzione, sembra che il tema della difesa su larga scala dell'Europa rimanga soltanto in mano agli Stati Uniti, che sembrano appunto essere gli unici capaci di difendere l'Europa davanti all'imminente invasione dell'Unione Sovietica. Sembra quindi che ai vari paesi europei non freghi più di tanto di difendersi da soli o almeno creare una difesa comune. O forse sì. Una delle primissime fasi della costruzione dell'Unione Europea, per come la conosciamo oggi, è la cosiddetta Unione Europea Occidentale. Essendosi costituita nel 1948 con il Trattato di Bruxelles, all'alba della Guerra Fredda, la nuova Unione pone già in primo piano la questione della sicurezza di tutti i Paesi membri. Non a caso, già l'articolo 5 introduceva il principio secondo cui, se fosse stato attaccato un Paese europeo, tutti gli altri avrebbero reagito di conseguenza. Ma, successivamente, nel corso della Guerra Fredda, l'interesse dei vari paesi europei nel costruire una propria forza armata europea va scemando. Questo perché probabilmente i tempi erano ancora immaturi. Voglio ricordarvi che fino a pochissimo tempo fa ci si macellava allegramente in Europa e probabilmente i vari governi avevano altre cose a cui pensare, come appunto la ricostruzione. Di conseguenza, il tema della difesa su larga scala rimase in mano agli Stati Uniti, che di fatto coordinava il tutto tramite la NATO, e gli argomenti come sicurezza e difesa interna rimasero una prerogativa solo degli stati nazionali. Ma nel corso degli ultimi anni il tema dell'esercito unico europeo è tornato sulla bocca dei nostri politici. Ovviamente quando dico i nostri intendo ingenuamente quelli europei in generale, quindi il deputato Schulz, la Merkel, Macron, in Italia non ne parla nessuno, è molto desolante. Gli unici che effettivamente battono costantemente su questo tema sono i turbo sorosiani post radicali incredibili di Più Europa con Emma Bonino, che a quanto pare sono gli unici a rendersi effettivamente conto dell'importanza e della potenzialità della cosa. Ma
pensarci bene, questo potrebbe essere l'ennesimo piano di Emma per conquistare il mondo e uccidere tutti quanti i feti che riesce a trovare. E governerò l'impero! Mi piace! Sapete perché mi piace prendere in giro più Europa e i radicali in generale? Perché sono delle brave persone e la prendono sul ridere, e in secondo luogo sono quattro gatti. Quindi, veramente, la loro opinione è ininfluente. In ogni caso, ultimamente si sta parlando di esercito unico europeo essenzialmente per due motivi. Il primo riguarda la crisi della NATO. Il caro amicone arancione Trump, nel corso di questi anni, si è dimostrato estremamente riluttante a gestire con coerenza la politica estera di praticamente tutto il mondo occidentale, storico alleato degli Stati Uniti. In più occasioni, infatti, Trump ha messo in discussione l'esistenza stessa della NATO o il fatto che gli USA dovessero prendersi cura degli alleati più deboli. Questa è stata l'occasione perfetta per grandi europeisti come la Merkel o Verhofstadt a spingere l'opinione pubblica verso punti fondamentali di integrazione europea come un esercito unico. Il secondo motivo è la Brexit. Dopo il 2016, ossia dopo il referendum in Inghilterra, ossia dopo la prima volta che uno Stato europeo dichiara di volersene andare, per informazione non se ne sono ancora andati, per reazione due dei paesi più europeisti hanno deciso di spingere per un maggior processo di integrazione europea. Così, nel 2017, nasce la PESCO, Permanent Structure Cooperation, ossia una struttura che dura. O almeno dovrebbe. Ora, questo PESCO doveva nascere molto tempo fa, intorno al 2009, con la firma del Trattato di Lisbona, e c'erano stati diversi tentativi per istituirlo, ma erano stati tutti quanti bloccati da un paese che tutti quanti odiamo, esattamente, il Regno Unito. Gli inglesi, infatti, avevano fatto di tutto per bloccare questo tipo di operazioni, ma poi nel 2016, con il Brexit, hanno perso il loro diritto di veto e noi siamo andati avanti e abbiamo creato questo PESCO. E gli inglesi, che avevano fatto di tutto per bloccarlo, poi sono entrati nel PESCO dalla porta sul retro. Sì, eh. Ora, il PESCO, essendo un programma europeo, all'inizio era estremamente vago, estremamente confuso ed era più un punto di partenza. Ma l'obiettivo fondamentale era quello di creare un processo di formazione e cooperazione tra le forze armate di 25 paesi. E insieme a questo, cominciare a stabilire tutta una serie di regolamenti o convenzioni comuni. Per esempio, modelli standardizzati di munizioni, di veicoli, di supporti logistici. Coordinare il più possibile le varie forze armate per renderle più efficienti e soprattutto meno costose. Perché anche questo è uno dei grandi vantaggi di avere un esercito unico europeo. Nel momento in cui siamo 25 nazioni con 25 forze armate diverse, ognuno fa come gli pare, mentre invece con un modello centralizzato e standardizzato possiamo diminuire gli sprechi e aumentare l'efficienza. Ma in realtà è proprio il fatto che siamo così tanti paesi con così tante priorità diverse che rallenta il progetto, perché questo progetto non è vincolante, quindi ognuno fa come gli pare o come può. Per questo motivo, oggi come oggi, il PESCO propone circa una ventina di programmi di formazione e cooperazione militare tra le varie forze armate, che comprendono per esempio la formazione di piloti per macchine super intelligenti, come usare contromisure sia marittime che di terra, come sviluppare delle strategie di terra per la fanteria, fino a come facciamo delle controffensive contro i cyborg, ma non tutti quanti i paesi partecipano e non tutti quanti i paesi partecipano allo stesso modo. C'è chi partecipa, chi guarda, chi prende appunti, chi sta due ore in bagno. È come stare al liceo ma armati fino ai denti. Meno male che non siamo negli Stati Uniti. In ogni caso, visto che l'Unione Europea è molto farraginosa nella sua strutturazione, sono stati creati effettivamente dei corpi, dei principi di forze armate dell'Unione Europea, ma hanno tutti quanti dei nomi diversi, tutte quante le cose ti fanno imbestialire. I corpi da prendere in considerazione sono principalmente due. I primi sono gli EU Battle Groups, 18 battaglioni per un totale di 31.000 uomini, formati da tutti i paesi dell'Unione. Questa è, se vogliamo, la prima linea di difesa. Si trattano infatti di corpi di reazione rapida da impegnare entro poche ore in qualsiasi area dell'Unione. Poi ci sono gli EUFOR CROC, ossia nuclei di risposta operativa. Si tratta di unità di terra di circa 60.000 uomini, sviluppati in particolare da Francia e Germania. Queste unità, che sono l'evoluzione dei gruppi da battaglia, si stanno sviluppando per essere la colonna portante di quello che sarà il futuro esercito europeo. Poi ci sono tutta un'altra serie di forze armate più o meno grandi che si sono sviluppate nel corso del tempo per le varie organizzazioni europee. Ci sono gli Eurocorps, usati spessissimo all'estero, poi c'è l'IMF per la marina, poi non vi perdete gli ATC per l'aeronautica, non dimentichiamo gli AGG, le MCC, non ci perdiamo le AGF, il fine AMB. Ho perso i VIP, ho perso gli SVIP e ho perso i QUIC. Il cosa? Successivamente a queste forze armate, poco tempo fa la Francia ha spinto con un ulteriore progetto definito Iniziativa Europea di Intervento, o EI2. Ora, questo programma militare è più piccolo degli altri, nel senso che ci sono meno paesi che partecipano, ma proprio per questo è più agile. E l'obiettivo non è quello di creare nuove risorse o nuove istituzioni o nuove organizzazioni, ma bensì quello di coordinare i vari
stati maggiori dell'Unione Europea per fare in modo di potenziare l'efficienza di quelle risorse che ci sono già nell'Unione Europea. Ma anche qui c'erano stati dei ritardi. Nel 2017, per esempio, noi italiani dicevamo che sì, ci saremmo stati dentro sicuramente. Poi era cambiato il governo, era arrivato il governo del cambiamento, che appunto cambiando ha detto no, in questa roba non ci siamo. Poi a settembre di quest'anno, cambiando il governo, ha detto ok, d'accordo, siamo dentro. E quindi anche qua l'Italia, come al solito, arriva in ritardo, fa casino e non si capisce che cosa diavolo voglia fare. Perché è questa la situazione. Mentre ci sono Francia e Germania che si fanno promotori dell'euro, che spingono sempre di più, fanno i loro interessi e decidono veramente come stanno le cose, noi, siccome non sappiamo neanche allacciarci le scarpe, non solo facciamo la figura degli imbecilli, ma pure subiamo quello che decidono gli altri, perché appunto non sappiamo neanche allacciarci le scarpe. È facile, sono qui! Quindi ragazzi, questa è la nostra situazione. La Brexit ha indebolito l'Europa e ci sono le grandi potenze come USA e Stati Uniti che stanno cercando di renderci sempre più deboli, sempre più isolati, per renderci più vulnerabili ai loro attacchi o ai loro ricatti. E l'Europa è ancora molto debole, lo abbiamo visto adesso come l'abbiamo visto in passato. Per esempio, negli anni 90, dietro casa nostra, nell'ex Jugoslavia, venivano commesse delle atrocità degne della Seconda Guerra Mondiale. Lì la politica dell'Unione Europea intervenne e fallì miseramente. Non riuscimmo a trovare un accordo per fermare quelle atrocità perché non facevamo altro che litigare. Gli inglesi litigavano con i francesi, i tedeschi litigavano con gli olandesi, gli spagnoli litigavano fra di loro, noi non sapevamo neanche che ore fossero. Mentre noi litigavamo, la gente moriva. Fu umiliante, fu un'enorme macchia nella storia della nostra politica estera e nella storia della nostra unione, tanto che poi intervennero gli americani e in 4 secondi risolsero la situazione. Fu umiliante per noi europei in quanto europei uniti. E ancora oggi siamo più di 2 dozzine di paesi e non riusciamo a gestire un numero gestibilissimo di immigrati, ma allo stesso tempo ci facciamo tenere per le palle da una specie di nano arrabbiato in Turchia. Ciononostante della roba c'è, della speranza c'è, perché ogni tanto, per qualche caso fortuito, ci mettiamo tutti quanti insieme a mettere delle simpatiche sanzioni a un simpatico collega che ha la simpatica abitudine di simpaticamente spadroneggiare nei confini altrui. L'Europa che abbiamo costruito esiste sulla carta. Tanta carta molto complessa, molto difficile da leggere, fa di tutto per non farsi capire, certo. Ma questo, ragazzi, ve lo dico da europeista, federalista, sorosiano incredibile, lo sapete. Per me l'Europa è l'unica cosa che permetterà all'Italia di essere protagonista e potente nel mondo, proprio perché fa parte di una potenza mondiale. Perché un conto è far parte di una delle più grandi potenze mondiali continentali, in particolare quella potenza mondiale più industrializzata, dove c'è una migliore qualità della vita, dove ci sono più diritti. Un conto invece essere dei cagnolini. Un conto essere il cagnolino di una potenza decadente del secondo mondo o essere lo schiavetto di una dittatura al vapore guidata da Winnie the Pooh o peggio dagli americani. Quindi io sono personalmente convinto che questa cosa dell'esercito unico europeo sia una figata, non solo perché anche io sono vittima di questo fascino non particolarmente etero di guardare ossessivamente un carro armato in piena erezione che sfila nelle parate, ma perché sono convinto che questo qui sarà un altro tassello fondamentale per il processo di integrazione europea e quindi creare un'Europa più unita, più forte e soprattutto più egemone nel mondo, con l'Italia protagonista. Perché il fatto è questo, ragazzi, nonostante io li prenda in giro costantemente, questi fascistoni del terzo millennio, questi personaggi diversamente intelligenti che si mettono la bandiera nella foto profilo, io sono un patriota. Nel senso che io credo in questo paese, io voglio bene a questo paese, al suo popolo, alla sua cultura, il parmigiano, le cose, ci credo a queste robe. E se voglio vederlo trionfare, l'unico modo in cui posso vederlo trionfare è vederlo protagonista in Europa. Perché, raga, da soli non andiamo da nessuna parte, ed è così, cioè proprio non c'è storia, cioè davvero mi piacerebbe dirvi no ma tranquilli, ci abbiamo il sole, il mare, le cose, la Cina si piegherà a noi perché ci abbiamo la mortadella. No, semplicemente no. Ci dobbiamo alleare a livello europeo con paesi magari che sono migliori da qualche punto di vista di noi o che sono inferiori da qualche altro punto di vista con noi, ma tutti quanti insieme riusciremo a costruire un enorme continente fortissimo, guidato dai poteri fortissimi e diventando fortissimi nel mondo. E questa è la ricetta, mi dispiace ma non c'è veramente altra via. Detto questo, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, spero di nuovo di non avervi annoiato a morte. Sono temi un po' così, però si parla di armi, quindi dovremmo essere belli sul pezzo armato. In ogni caso, vi ricordo che questo show è supportato da questi meravigliosi Patreons, questi ragazzi che mi supportano economicamente. Se anche voi aveste voglia di supportarmi, rendermi libero, no? Libero e indipendente, e aveste voglia di aiutarmi, qua sotto c'è il link in descrizione, in cambio ovviamente di una serie di premi. Detto ciò, vi ricordo di lasciare un mi piace o un non mi piace, di farmi sapere la vostra e di condividere il video potenzialmente, di iscrivervi, le solite cose da youtuber, d'accordo? Vi ricordo assolutamente che il 29 sarò con Roberto Mercadini
a Torino, all'Off Topic, a parlare di amore, di odio, anche di internet, un sacco di cose. Trovate appunto i biglietti qua sotto su Eventbrite, non avevo messo un altro video, lo trovate qua sotto di nuovo. Detto ciò, vi ringrazio ancora per avermi seguito così tanto, vi voglio un gran bene, noi ci becchiamo prossimamente e... Peace out!